Esce dall'ospedale con piaghe su diverse parti del corpo che le provocano tuttora una situazione di sofferenza. Sfortunata protagonista della vicenda è la signora Clara, 88 anni, ricoverata nei giorni scorsi presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Un ricovero necessario per effettuare delle trasfusioni dovute all'abbassamento dei valori dell'emocromo. A raccontare la storia è la figlia Maria, avvocato, pronta anche a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Dopo 8 giorni di ricovero, infatti, l'anziana è tornata a casa e i familiari hanno notato una situazione preoccupante, con piaghe finanche sulle nocche delle mani. Inoltre, ribadisce la figlia, presentava piaghe sulla guancia sinistra del viso e un accentuato rossore del corrispettivo occhio. La cosa più grave è che la caviglia destra, laddove era stato evidentemente posizionato l'ago fisso per effettuare le trasfusioni, risultava piena di pus, per cui i familiari hanno dovuto far ricorso ad un ciclo abbastanza lungo di terapia antibiotica. Ancora oggi, racconta la figlia, mia madre è molto sofferente a causa delle piaghe, soprattutto a seguito dell'intervento del chirurgo, che ha dovuto necessariamente procedere alla toilette chirurgica. Va da sé come risulti inaccettabile che una persona, sebbene in età avanzata, allettata da quasi 2 anni senza aver mai subito lesioni di alcun genere alla pelle, possa uscire da un luogo di cura in tali condizioni e in soli 6 giorni di ricovero.